candidiamo nel segno di Rossini e Raffaello e l'affermazione che il sindaco di Pesaro Ricci ha espresso durante la presentazione della candidatura della provincia di Pesaro Urbino a Capitale Europea della Cultura 2033, un titolo che toccherà di nuovo all'Italia. Una candidatura lunga quasi 14 anni, ufficializzata a Matera, ovvero dalla straordinaria capitale uscente del 2019, che attraverso la proclamazione ha stravolto positivamente il suo profilo di città con 940 eventi e 300.000 visitatori. La cerimonia di presentazione avvenuta in Casa Cava, nel capoluogo lucano, è stata occasione di presentazione del logo con cui la provincia ha intenzione di candidarsi, progettato dall'ISIA di Urbino, ma anche di offrire al pubblico un assaggio delle eccellenze culturali del territorio, con l'esecuzione del Barbiere di Siviglia Smart, curata dall'Orchestra Sinfonica Rossini con i cantanti dell'Accademia del ROF. Questo progetto culturale può diventare un qualcosa, un'eredità che va oltre la nostra amministrazione. È chiaro che dobbiamo essere determinati a raggiungerla, ma al tempo stesso, se giocheremo la candidatura in termini di marketing nei prossimi anni, potremo risultare già Capitale Europea della Cultura senza ancora esserlo. E noi siamo la prima realtà co-capoluogo di provincia a presentarsi nel nostro paese. Per il sindaco di Urbino la candidatura è una grande occasione per lavorare strategicamente su un intero territorio provinciale e lanciare una forte sinergia fra comuni. Questa candidatura suggella un percorso che dobbiamo fare insieme e, come dicevo prima, sarà anche un modello che dobbiamo rilanciare per cogliere la parte culturale che rappresentano le nostre città. Il ruolo importante che si prenderà a carico il presidente della provincia è di coordinare tutto il territorio al fine di raggiungere l'obiettivo. Sicuramente cominceremo da domani a lavorare affinché tutto il territorio, tutti i comuni, tutti i sindaci e tutte le persone siano consapevoli della importanza di questo evento che andremo a programmare e che vedremo la realizzazione nel 2033.